È appena finita la quinta edizione del Cile Film Festival. Quest'anno il tema era Sperare nell'innominabile attuale, un titolo un po' particolare che in realtà ho rubato da un testo meraviglioso di Roberto Calasso, uscito per Adelphi, dove Calasso, dall'alto della sua conoscenza e sapienza, si permette di non trovare la parola per definire questo presente. Io trovo questa cosa molto preoccupante da una parte e geniale dall'altra. Geniale perché effettivamente siamo abituati ormai da un po' di anni a parlare della liquidità della società e quindi utilizzare quella formula metaforica meravigliosa di Bauman che racconta appunto della mancanza dell'aria che è stata sostituita dalla liquidità dell'acqua, quindi la possibilità di intervenire nei rapporti e farli diventare appunto liquidi e quindi abbastanza inconsistenti. Calasso credo che si sposti ancora più in là e racconti di questo presente come di quella sensazione che noi proviamo ogni mattina che scendiamo dal letto. È una sensazione terribile, faticosa, che è quella che prevede l'essere palude del pavimento. Quindi questa mancanza di riferimenti ci porta inevitabilmente al caos. E il caos noi sappiamo che può generare bellezza, ma può anche generare distruzione. E quella che Calasso racconta, neanche dal punto di vista metaforico, ma dal punto di vista reale, è proprio quello che è accaduto fino a pochi mesi fa. Adesso cercheremo di capire se succederà di nuovo. Sto parlando del terrorismo. Del terrorismo proposto in una fase completamente nuova, che è quella appunto utilizzata dall'ISIS, dove non ci sono più bersagli chiari, ma al contrario c'è l'aspetto caotico del caos. La scelta di dove mettere le bombe o addirittura di farsi saltare è assolutamente casuale ed è in genere legata ad una differenziazione culturale, per cui c'è l'ISIS che non sopporta i comportamenti, le modalità, come dire, il modo con cui l'Occidente e i singoli individui dell'Occidente si relazionano tra loro. E qui interviene, per esempio, non è un caso, in una discoteca, in un luogo dove si faceva musica, sto parlando del Bataclan, che forse è stato l'episodio che ha squarciato, l'Occidente che si pensava invulnerabile. Anche questa cosa non la dico a caso, perché il film che ha vinto per la giuria giovani e per il pubblico, quindi con due premi, è stato proprio L'Avenir. Questo è il titolo del film di Luigi Pane. Un ottimo film dal punto di vista della sceneggiatura, equilibrato, ben diretto, attori molto bravi e che raccontano proprio di questi due giovani che forse hanno più o meno l'età della giuria giovane, che vive il momento del Bataclan, vive il momento di quella palude famosa dell'inconsistenza, dell'impossibilità di capire se ci sarà un domani. E quindi l'avventura, che cosa accade tra questi due personaggi, lui e lei, i due innamorati, è secondo me sì, la cartina tornasole di questo momento. Quindi è interessante che sia la giuria giovane che il pubblico l'abbia decretato come il film vincitore. Mentre per la giuria esperti, film vincitore è un film anche quello meraviglioso, girato da un turco che abita a Parigi. E racconta di questa famiglia turca che trova una relazione con il loro nuovo stato, quindi la Francia, dove si parla il francese, e il mediatore tra il babbo e la mamma incinta e il medico che sta facendo appunto le analisi, l'ecografia alla mamma, il mediatore è il bimbo piccolo che è l'unico che, essendo nato in Francia, sa il francese. E ci sono dei momenti di grande poesia, girato in bianco e nero, grandissima operazione, con questo finale poetico, meraviglioso. Basta. Insieme a questo abbiamo organizzato come sempre delle conferenze. Da noi è venuto Alessandro Zaccuri, che io personalmente conoscevo troppo poco, stupidamente, perché ho incontrato una persona meravigliosa innanzitutto, e poi un intellettuale raffinatissimo, che ha fatto un po' da ponte tra, diciamo, la filosofia, l'antropologia, la teologia e il cinema. E ha fatto un intervento meraviglioso, secondo me, insomma, molto interessante, ovviamente attorno al tema della speranza. Altrettanto interessante è stato l'intervento di Vito Mancuso,
che è avvenuto ieri, che era sabato, e che ci ha portato ovviamente la sua capacità di narrazione, del suo punto di vista, che è un punto di vista sempre molto interessante. Quindi io sono molto molto contento, di come l'operazione sia accaduta, si sia trasformata e strutturata. La rispondenza del pubblico è stata, insomma, diciamo soddisfacente. Noi abbiamo più o meno 90 sedie in sala e non ne possiamo avere di più. E quindi bene, i numeri ci sono. Il lavoro sul territorio è sempre un lavoro molto faticoso, abbiamo pubblico non, soprattutto non di qui, quindi questa è un po' la domanda che mi faccio sempre, insomma, come riuscire ad incidere di più. Noi siamo a Poggi del Sasso, che sta in provincia di Grosseto, e in questo posto meraviglioso che è il monastero di Silve, e non riusciamo ad intercettare troppo pubblico del posto. Questa è una cosa da rivedere. Così come da rivedere, io credo, dopo 5 anni è giusto cambiare, quindi nel caso l'anno prossimo si riuscisse a fare la sesta edizione, cercherò di cambiare il formato e insomma avrò l'estate per capirlo.